Eccoci qui con ETB Games, poi c'è un vento della Madonna e Gesù non ha neanche il vento. Oggi parliamo di Titan Soul, parliamo, giochiamo. Titan Soul, ecco, Titan Soul. È un giochino abbastanza interessante, sembra. Io l'ho provato 3 minuti, quindi facciamo una nuova partita, sovrascrivo. Ho visto solo il primo boss, penso che sia. E cominciamo subito. E siamo questo essere qui croccante. Anzi, io sono troppo avanti. Non si può ricominciare. Bisogna per forza far così. No, ma peccato. Ok, vabbè, facciamo una nuova partita. Noi siamo questo esserino qua con un arco e una freccia. Dico una freccia perché abbiamo una freccia, perché la freccia è una. Quindi in questo mondo pixeloso dobbiamo andare avanti facendo indovinelli, penso. Oh, qua dice schiacciare la X. Noi in pratica teniamo pronto la X e oh, si illumina, e con la stessa lettera riprendiamo il nostro coso. Questo occhio si sveglia e guardate come ci guarda, e noi glielo mettiamo nell'occhio. Lui si infuria e si la porta. Con A facciamo la rotellina. Se teniamo premuto A facciamo una rotellina e corriamo. Con un'altra volta X e via. Quindi essenzialmente ci sono due tasti, tre se calcoliamo anche le direzioni per il salvataggio. Quindi abbiamo A e X. Non lo so, non lo so. Io l'altra volta non avevo aperto le altre. Ah, ma sono tutte le porte che penso siano livelli dei boss o qualcosa del genere. Comunque apriamo la prima. Sopra c'è un simbolo di un cuore, quindi, cioè almeno l'ho capito adesso che c'è il simbolo del cuore, quindi necessitiamo del cuore di qualcosa. Questo qualcosa è quello che fa tremare questa terra. Questa terra è fatta tremare da qualcosa, quindi qualcosa è stata. Sì. Dobbiamo prendere il cuore di quello slime lì. Quindi prendiamo il coso. La brutta cosa è quando lo colpiamo lui si divide. E se ci colpisce siamo inculati. Cioè io, per farvi capire, ero talmente affascinato da sto gioco che ci ho giocato con una mano sola. Ho provato questo boss con una mano sola. E vabbè, logicamente non ce l'ho fatta. È troppo. No. No, non voglio palline che... Sono l'unica cosa da fare. Far così. No! Maledetto! Oddio! Sono pieno di slime! L'ho preso! Mamma mia! L'ho preso! Fioi! L'ho preso, oddio, sono pieno di... No! Ho capito che non posso neanche toccare. Ok. Ripartiamo dal salvataggio, andiamo avanti e tentiamo di farlo, insomma. Io ero arrivato qua con il coso, non l'ho battuto, sono morto. Che d'altronde giocare con una mano la vedo impossibile. Oddio! Mannaggia. Dai, vieni qua, sotto. Ah, io posso dividerlo quante volte voglio. Questo ha un limite, tipo. Là.
Oddio, ma più veloce il coso, più saltano. Oddio. Ed è rimasto solo il cuore. Che salta anche quello oltretutto, che schifo. Perché non muore con il cuore in mano? Ah, no! Ho sbagliato. No, non ci credo. Madonna. Non ci credo. Ah, e rifacciamo. Andiamo avanti così. Dobbiamo farlo in qualche modo. Allora, primo colpo. Stem. E neanche quello va a segno. Posso anche ferire con la cosa che mi torna indietro, quindi... No, non si muove proprio quello. E devo vedere di non tagliare il resto anche. Perché se taglio il resto... Sono un po' fottuto. Maledetto. No, maledetto. No, anche il fango appiccicoso di sta roba. Ah, porca. Ah, no. Sì. È impossibile tenere d'occhio tutte queste cose. Mamma mia. Non so se qualcuno conosce sto gioco che ci è riuscito a farlo in un colpo solo. Non so cosa c'è scritto sotto. Se qualcuno sa questa lingua arcaica o cosa. Non so, lingue sataniste magari, forse. Forse quelle. Ma va, fanculo! Non è giusto? Cioè, o tengo d'occhio una, o non lo so. No, non lo so come ho fatto, non chiedetemelo perché non lo so. Ehi, dai. Fa troppi salti. Quello proprio. Dio! Mannaggia! Ah! L'ho preso! Però abbiamo anche un piccolo slime. Maledetto. No, qua ci incastriamo. Non so se... Merda, ho saltato! Oddio! No, Gesù Pancrazio! È una roba impossibile. Per Gesù questo, eh. È un gioco da Gesù. Via. Maledetti. Solo perché avete un cuore da difendere. Oddio, no. Sì. No! Il petto che era da solo tutto il tempo, assassino! Assassino, sei un assassino. Oddio. Non riesco a prendere quel cazzo di cuore, non è giusto.
Non parlo, non parlo. Non parlo. Corri. No! E guardate, incomincia la velocità ad esserci. Della velocità qua. Oh. Gesù. Labrador. Oddio, no, 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 no. Ma dai, è impossibile! Se ti incastrano è come la Madonna crocifissa! Visto che avete fatto un gioco difficile per... Cazzo, è troppo difficile! E sono solo all'inizio, l'ho appena incominciato sto gioco di merda. Oddio! No! Cristo labiale! Abramo Lincoln! Detto cuore. Addirittura. Cos'è sta roba? Dio. Cos'è to digevolve? Wargreymon. Ma non è successo niente. Credevo fosse successo qualcosa. Questo c'è bisogno, non so, di un occhio? Che sia un occhio? Io spero che ha salvato. Ah sì sì. Gli sono rimasto un po' di merda, sinceramente. Un po' eccessivo? Non posso fare niente? C'è quello... No? No, lo becco di lato, dovrebbe... Dio! 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 Devo prenderlo sempre di lato. Oh! Devo prenderlo solo nell'occhio. Mamma mia! Credevo fosse stato... Cioè, è stato difficile, ho avuto una botta di culo, secondo me. Ma vabbè, poco importa perché digevolvo di nuovo! Cosetto! Digevolve! Patatamon! Non so, non stiamo cambiando di niente. Ok. L'importante è che stiamo completando le robe qua. Questo è ancora un... No, ali? Sono delle ali? Cosa sono? Una corazza? Una cucinella? Ah, un cervello. Oddio! Ma che cazzo?
su sto gioco non sai mai cos'è e cosa potrebbe succederti. E niente che ti dice niente. Allora apriamo per così. Ping. Ah, io devo farlo fino, oddio! Fuoco, se va sulle pestrelle c'è il fuoco. Ma io come faccio ad attivare queste? Non posso. Ah, con la freccia forse? Se io gli metto la freccia sopra, dici che la metto qua. Non può avere. E se io vado sopra il fuoco? Ah, forse ho capito. Forse ho capito. Forse ho capito. Il genio di Final forse ha capito. Non credo. Ma ci proveremo. Ok, non era quello che volevo fare, ma... Aio. Corriamo, corriamo. Allora, tu, tutti in casa intorno. Dio. Porco. No. La mia idea è quella di far passare la freccia nel fuoco. Forse si incendia. Forse. Forse. Sì. Ah, se io la lasciamo giù. Maledetto! Era un tuo piano, vero? Oddio. Non credevo fosse così difficile sto gioco. E invece... Sì, ma... Troppo veloce, improvviso. Dai. Impareremo a sconfiggere il terzo boss. Oh, che rischio. Deve farmi questo sotto. Non quello sopra. Ok. Adesso. Wow, mamma mia! Che culo!
E siamo al terzo boss. Perfetto, ora abbiamo un cuore, un cervello e un occhio. Tanto per curiosità, vediamo cosa potrebbero essere qua. Qua penso sia il corpo. Il corpo, poi abbiamo sopra che... non so. Oddio, l'avevo messo, spero, va. L'occhio gigante, qui pure. Ecco sopra io ci posso... Oddio, ma posso anche scavalcare qua. Quindi potrei trovare qualcosa sotto. Ad esempio qua. Cosa trovo? Posso nuotare. Ah, qua si corre. Non so perché, ma si corre. Mamma mia. Devo sistemare qualche roba. Qua posso andare su. Wow. Vabbè. Quindi io direi che per questo episodio di Titan Soul è tutto, vediamo se si può salvare e quindi intanto dirò linea allo studio, ciao Ezio! Yeah.